Due ciclisti fanno una gara su una pista circolare lunga 500 metri, partendo insieme dai nastri di partenza e con l'obbligo di eseguire 10 giri. Sapendo che il primo ciclista viaggia alla velocità di 45 km all'ora e che il secondo corre alla velocità di 20 km all'ora, quando il primo ciclista doppierà il secondo per la terza volta? Durante il suo terzo giro, durante il suo quinto giro, durante il suo sesto giro oppure durante il suo settimo giro? Ciao, io sono Claudio e tu sei su Qui Matematica. Dividiamo il problema in due parti. Nella prima parte vogliamo capire quanto tempo ci mette il primo ciclista a doppiare il secondo per la terza volta. Nella seconda parte vogliamo capire quanti giri ha completato il primo ciclista quando avviene il terzo sorpasso. Per calcolare il tempo di sorpasso non ci conviene lavorare con due velocità, ma possiamo fissare il nostro riferimento sul ciclista più lento e concentrarci solo sul ciclista più veloce. Ma se fissiamo il riferimento sul ciclista più lento, quale sarà la velocità del ciclista più veloce? Se voi siete in macchina e viaggiate a 100 km all'ora e vi sorpassa un'altra macchina che viaggia a 120 km all'ora, a quale velocità la vedete superarvi? La velocità del più veloce rispetto al più lento è data dalla differenza delle due velocità. Nell'esempio della macchina, 120-100 fa 20 km all'ora. Vedrete la macchina soprassarvi a 20 km all'ora. Per i due ciclisti, 45-20 uguale 25 km all'ora. Quindi se teniamo fermo il secondo ciclista, il primo corre a 25 km all'ora. Quando il primo ciclista supera per la prima volta il secondo ciclista, il primo avrà fatto un giro completo della pista, quindi 500 metri. Quando il sorpasso avviene per la terza volta, quindi, il primo ciclista avrà percorso 5x3 uguale 1500 metri, ovvero 1,5 km. Ora, quanto ci mette un ciclista che viaggia a 25 km all'ora a percorrere 1,5 km? Se lo spazio è dato da velocità per tempo, allora il tempo è dato da spazio fratto velocità. Quindi il tempo del terzo sorpasso è dato da 1,5 diviso 25. Visto che questo dato non è ancora la risposta, ci conviene tenerlo come frazione e semmai semplificarlo in modo che sia più facilmente utilizzabile. Possiamo allora moltiplicare numeratore e denominatore per 2 e otteniamo 3 fratto 50. Visto che stiamo lavorando in chilometri all'ora, questo tempo è in ore. Il terzo sorpasso avviene dopo 3 cinquantesimi di ore. Ora ci resta la seconda parte. Quanti giri di pista ha già fatto il primo ciclista dopo 3 cinquantesimi di ore? Questa volta fissiamo il riferimento sulla pista e restituiamo al primo ciclista tutta la sua velocità rispetto alla pista. Lo spazio è dato da velocità per tempo, quindi 45 per 3 cinquantesimi. Semplificando, otteniamo 2,7 km. Ogni giro è pari a 500 metri, quindi mezzo chilometro, quindi il numero di giri è pari a 5,4. Il terzo sorpasso avviene quando il primo ciclista ha già completato i suoi primi 5 giri, quindi il sorpasso avviene durante il sesto giro di pista. Per continuare lo studio, iscriviti al canale e clicca su questo video. Ciao!